Ciao bellezze! Allora, eccomi qui con un altro video. Come avete capito dal titolo, si tratta di un video haul. Questa volta è un video haul misto, perché come molti di voi sapranno e immagineranno, in questi 2 mesi non ho avuto molto tempo da dedicare allo shopping o comunque da dedicare ai saldi. Insomma, i miei obiettivi non sono stati saldi, appunto perché fra l'organizzazione del matrimonio e il lavoro, tutto quanto, non sono stata molto attenta ai saldi, ma ho affrontato varie spese di diverso tipo e molto più importanti, quindi le spese dei saldi per me erano l'ultima cosa. Per questo vi ho riunito un pochino di cose fra vestiti, accessori e make-up che ho, diciamo, accaparrato, tra virgolette, in questi ultimi 2 mesi, e vi ho fatto, ho deciso di farvi un haul misto. Ma prima del video haul volevo fare un video un po' chiacchiericcio, insomma parlare con voi, aggiornarvi su determinate cose, darvi delle spiegazioni della mia assenza, eccetera eccetera. Iniziamo subito col fatto che esattamente sono stata assente per un periodo, esattamente appunto 1 mese, ma sono a fuoco, sì, sembra un po' un angelo tipo con la luce bianca sparata dalla finestra, ma va bene. Insomma, sono stata assente per 1 mese circa, sì. Non ho più fatto video, sono stata anche molto assente sui social, quindi da Instagram a Facebook a Twitter al blog, dove non ho più pubblicato niente, e tra l'altro avevo promesso anche tanti post sul matrimonio, ma purtroppo non sono veramente veramente riuscita a farli, perché tra una corsa e un'altra, preparativo, non preparativo, quello non torna, no ma dobbiamo farlo così, ma così però, insomma, organizzare un matrimonio non è semplice e purtroppo ci vuole tempo, testa, tutto, e quindi ti porta via un sacco di tempo e ti porta via appunto una parte della tua vita, ecco. E quindi mi scuso se purtroppo non sono stata presente in quest'ultimo periodo, ma appunto dovevo accantonare una cosa, e l'unica cosa che potevo accantonare, che avevo la possibilità di mettere in pausa e poi riprendere più avanti, avrà appunto il canale YouTube, tutto quello che riguarda il canale, quindi tutti i social eccetera, anche il blog, e appunto perché non potevo né accantonare il lavoro, né accantonare il matrimonio, né accantonare altre organizzazioni, insomma, della vita di tutti i giorni, e quindi appunto ho dovuto mettere un attimo da parte quello che è il canale, però adesso l'ho ripreso e lo riprendo appieno, insomma, delle mie energie. Spero di crescere, continuare a crescere insieme a voi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sono tornata. E chiusa questa parentesi della mia assenza, il matrimonio è andato benissimo, molto più delle mie aspettative, delle nostre aspettative, quindi, ma insomma, lo sapevo già perché avevo accanto ed ho accanto tuttora una persona, un uomo, un marito straordinario, quindi non potevo chiedere di meglio. E so che molti di voi diranno: beh certo, sì, te lo sei sposato, quindi è normale che tu lo dica. No, vi assicuro che è veramente una persona splendida, insomma, è stato anche un bel matrimonio, è stato tutto perfetto eccetera eccetera, perché appunto l'hanno reso perfetto e l'hanno reso possibile anche non solo lui, ma tutte le persone che mi circondano, quindi a partire dalla famiglia, genitori, parenti eccetera, arrivare amici più stretti, insomma. È stato appunto un matrimonio molto intimo, perché la mia premura era avere le persone a cui davvero tenevo accanto, cioè non mi interessava avere tanti invitati solo per far numero, ecco, anche se magari eravamo 30 persone, però quelle 30 persone erano quelle che veramente realmente volevo al mio matrimonio. E niente, questa è stata la parentesi matrimonio, quindi tutto a posto, tutto ok, la fede c'è, insomma c'è tutto, e questo è stato. E cos'altro dire? Novità, allora, praticamente adesso siamo in, come posso dire, in lavorazione per la casa nuova, quindi incrociamo le dita, incrociatela anche voi. Se tutto va bene, a marzo dovremmo riuscire ad essere nella nostra casetta, e incrociamo sempre le dita, farò tutto il video così praticamente. E quindi, perché vi dico questo? Perché parecchi di voi mi hanno chiesto un home tour, comunque una morning routine, una night routine, e
per me, soprattutto in particolare Giorgi2205, mi pare che si chiami, la ragazza che mi segue tantissimo sempre, è una ragazza splendida e ti prometto che lo farò, non me ne sono dimenticata, come non mi sono dimenticata del tutorial richiesto da Maribo e non mi sono dimenticata tutte le altre richieste che mi avete fatto su Instagram, ma semplicemente sono dietro a questi, diciamo, a questi sviluppi che mano a mano insomma stiamo facendo per questa casa, e quindi mi piacerebbe e vorrei fare e voglio fare appunto questi video nella casa nuova, quindi un home tour della nostra casa tutta sistemata, insomma, e avere tutto sistemato per fare tutti questi video in particolare. E quindi niente, questa era un'altra parentesi della mia vita e niente, comunque, a parte tutte queste chiacchiere di 5 minuti e passa, 6 minuti quasi, veniamo a noi, video haul. Partirò da un accessorio. Allora, praticamente, velocemente, qui vicino alla mia città, vicino a Firenze, appunto c'è una cittadina dove si chiama Sesto Fiorentino, non so se qualcuno di voi lo sa, comunque dove il sabato si svolge sempre il mercato, ormai lo conosco tanto perché lì ci abita mia nonna, insomma fin da piccola ci sono stata, ormai so le mie bancarelle, eccetera, eccetera, e ho trovato appunto un paio di orecchini spettacolari. Allora, loro la bancarella la vendeva, vendeva questi orecchini con, ve li faccio vedere, poi vi spiego. Allora, praticamente sono degli orecchini con le iniziali, questa è la mia iniziale in oro, quindi è una A con il pallino, semplicissima, e poi ho abbinato l'iniziale di mio marito, quindi una M, però argento, non oro, vedete, è in argento, fatta sempre uguale. Allora, praticamente la bancarella li vendeva per 5 euro, con la letterina uguale, quindi una A e una A, o se no con la A e il pallino e basta, quindi un pallino così da orecchio, quindi una perlina. Io li ho presi ovviamente diversi, non potevo prenderli uguali, dovevo prendere forse le letterine diverse, e quindi sono venuti a costare 6 euro, per un euro in più si poteva fare, e poi secondo me sono molto molto carine, anche il fatto che siano diverse di colore mi piace molto, quindi queste. Un altro accessorio che mi sono concessa assieme alla borsa di Michael Kors, che vi farò vedere nel video What's in my bag che ho già registrato, se non avete visto quello vecchio ve lo lascio qui sotto, vi lascio il link per vedere il What's in my bag che feci quest'estate, l'anno scorso d'estate insomma, adesso lo farò aggiornato, l'ho già registrato e vi parlerò della borsa a parte. Comunque, un altro accessorio di Michael Kors che ho comprato è stato il mio orologio, lo vedete? Sì, è praticamente oro, il quadrante ha, vabbè, la scritta, e poi al suo interno ci sono tutti questi loghini piccolini MK, e il quadrante è contornato di brillantini, e il cinturino è molto molto semplice, è in oro normale, ve lo faccio vedere indossato, perché appunto ce l'avevo indossato, e per farvelo vedere me lo sono tolto, è molto molto, non so come farvelo vedere, se così, ok, boh, no, così, boh, vabbè, no, forse così, insomma è molto molto semplice come cinturino e mi piace tantissimo, questo viene sulle 109 però in outlet, so in boutique che prezzi hanno molto più alti di sicuro, però se magari avete nelle vostre vicinanze un negozio che comunque, uno store di Michael Kors che faccia outlet, lo trovate a questo prezzo qua. Poi passiamo ai vestiti, vi faccio vedere, allora, il primo acquisto è stata questa magliettina, vi faccio vedere, aspettate che levo, a manica corta come vedete, con sopra Biancaneve, è una magliettina semplice, arriva praticamente sopra il sedere, insomma copre metà sedere, non ve la faccio vedere tutta perché sotto i pantaloni del pigiama, bellissimi, insomma c'è questa Biancaneve tatuata, molto molto sexy. E a me piace tantissimo, tantissimissimo. Io di solito questa l'abbino al pantacollant nero con un paio di stivali e insomma mi piace tantissimo, la cercavo tanto. C'erano anche altre principesse, questa l'ho trovata sempre al mercato per 8 euro. C'erano anche altre principesse di cui Ariel, Alice nel Paese delle Meraviglie, Jessica Rabbit, insomma un po' di tutto. Quindi se non vi piace Biancaneve insomma c'era altro.
E questa io la adoro, vi ho messo anche la foto su Instagram e magari molte di voi mi odiano per queste magliettine, però a me piacciono, insomma non ci posso fare niente. E poi l'ultimo acquisto di vestiario, su questo spero vivamente, visto che comunque le giornate adesso sono belle. Io l'ho indossato per San Valentino, ma non sono riuscita a fare un video per San Valentino, quindi un get ready with me. Però spero di fare un video outfit o comunque un get ready with me con questo abito, perché è veramente spettacolare. Per 18 euro l'ho pagato, quindi ne vale tanto. È un abito semplicissimo sopra, quindi molto molto classico, nero, con la manichina che arriva leggermente sopra il gomito, che ha praticamente la fine è bianca, sia di qua che di là, molto lineare, fatto un po' a tubino. Qua ha una fascia che stringe, cioè non una fascia, queste righe che contornano, appunto vanno a definire il punto vita. E poi in fondo, aspettate che mi alzo se no non lo vedete, finisce normale, sempre col bordino bianco. Però la particolarità è che sopra ha questo lembo di tessuto sopra, vedete, finirebbe così, però questo lembo di tessuto sopra che finisce angolato da una parte e è molto 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 elegante. Spero ovviamente di riuscire a fare un video outfit con questo per farvelo vedere indossato, perché è veramente veramente bello così, infatti non rende molto, e spero di potervelo fare visto il tempo. E questi erano i miei acquisti di vestiti e accessori in genere. Ve l'ho detto, non sono stati molti acquisti perché ero molto concentrata su altre spese, e tuttora sono molto concentrata su altre spese. Anzi, a proposito di spese, ho fatto più shopping per la casa, quindi sono andata da Ikea sabato e vi ho pubblicato la foto anche di mio marito con quel cappello assurdo su Instagram. Vi lascio il link di Instagram qui sotto per chi non mi seguisse. E ho fatto appunto dello shopping, quindi se volete, siete interessati a vedere lo shopping di Ikea, che è molto più sostanzioso rispetto a questo, lasciatemi un commentino qui sotto così vi faccio il video. Mi fa piacere a me fare il video, poi mi piacciono i video di questo genere per avere idee sempre per la casa, insomma per come organizzare. A parte questo, ho fatto un pochino di... ho preso qualche cosina anche da Wycon. Allora, iniziamo dagli smalti che ho preso, a 1,90€ ho preso questo smaltino qua, che è il numero 606, vediamo se ve lo mette a fuoco, ok, ed è questo colore qua, che tra l'altro è quello che io indosso sulle dita, quindi è questo viola intenso, molto molto bello, quasi un viola orchidea, ecco, non saprei proprio come descriverlo. Poi vabbè, io lasciate stare che sull'anulare ho messo un altro smalto che adesso vi faccio vedere, e su questo dito qua invece ho messo sopra il top coater di Essence brillantinato, sempre viola. E quello che mi vedete invece qui è questo qua, è lo Sugar Effect sempre di Wycon, che è il numero 810, che è questo smalto. Vediamo se riesco a mettervelo a fuoco, ce la può fare. È questo smalto appunto con effetto zucchero, effetto sabbiato, che mi piace veramente tanto, e questo è stato sotto consiglio appunto del marito, quindi molto molto gradito. Se lo trovate, ci sono anche tanti altri colori, soltanto che a me gli altri colori non piacevano molto. Volevo uno smalto appunto bianco, perché trovo che lo smalto bianco sulle dita sia molto molto elegante, mi dà proprio quella sensazione di unghia perfetta, insomma non lo so. E insomma, e questi due erano gli smaltini per 1,90€. Poi cercavo un blush e ho trovato un blush di una vecchia collezione, penso una collezione di poco prima della primavera, la collezione Skyline. E questo è il numero 101, questo è il packaging della confezione, vi faccio vedere anche il colore. Ah, questo è il 101 appunto, e questo è, se mi riesce a aprirlo, sì, il colore è un rosato molto 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 naturale, non so se dalla telecamera si riesce a capire, ma è veramente molto molto naturale. E questa è la confezione appunto, trasparente, e questo l'ho trovato anziché a 6 euro a 3,90€. Comunque per i prezzi ve li metto tutti qui sotto, questa volta ho tenuto lo scontrino. Poi ultima ma non ultima,
Era andata lì per vedere le matite per le labbra, perché io adoro le matite Wycon, come adoro i rossetti. Infatti anche quello che indosso adesso è un nude di Wycon che io adoro. Però poi ho visto un'altra cosa. Alla fine le matite non le ho guardate, ho il singhiozzo. E ho visto le Long Lasting Double Gloss, ovvero le tinte labbra simili a quelle praticamente di Kiko, che da una parte hanno il trasparente, dall'altra hanno la tinta. Questa è la numero 701. E vabbè, prima ve la faccio vedere, poi vi dico. Questa è la tinta ed è praticamente, non so se riuscite a vederlo, è un viola con dei riflessi magenta, quasi come se fosse olografico. E questo effetto si nota anche sulle labbra, quindi mi è piaciuto tantissimo per questo motivo. Dall'altra parte c'è il trasparente, ma il trasparente io presumo che ho preso una tinta difettata, perché dovrebbe avere il tubettino col pennellino finale, ma questa tinta ha praticamente solo il tubo. Cioè, è un tubo di plastica e io non so come fare a mettere il trasparente. Questo infatti userò un altro pennellino, ma fatemi sapere, sono tutte le tinte così o ho preso io quella difettosa? Io presumo di aver preso quella difettosa perché non credo sia possibile che le facciano in questo modo, insomma, ecco. Vi faccio vedere anche il colore, se riesco, aspetta. L'ho messo poi in un punto un po' che non si no, eccolo qua. Vedete, a seconda di dove batte la luce, lui si enfatizza più o meno, insomma. Ed è veramente veramente bellissimo. Tra l'altro ho registrato il video del What's in My Bag dove indosso questa tinta e magari lo vedrete lì meglio all'opera sulle labbra. E questo mi va 6,90 € come tutte le tinte, insomma, di Wycon. E niente, questo era quello che io ho racimulato, insomma, accaparrato in questi ultimi 2 mesi. Vi ripeto, non è tantissima roba, avevo già fatto un video di saldi il mese scorso, però ecco, per me basta, anche perché ora lo shopping è più dedicato alla casa, ve l'ho detto, farò il video se vi va, lasciate un commento su IKEA. Insomma, le spese sono altre, ecco, e quindi ho fatto veramente veramente pochi acquisti con i saldi e veramente veramente pochi acquisti, come avete potuto vedere, di trucco, di make-up. E niente, io spero che questo video, non lo so, vi possa essere stato utile, non lo so, spero di sì in qualche modo, e che comunque vi abbia tenuto compagnia e strappato un bel sorriso. E io vi mando un bacio grandissimo, spero che ci vediamo e mi seguite nel prossimo video. Tutte le informazioni, come vi ho detto, le trovate qui sotto nell'info box. E niente, spero che ci vediamo nel prossimo video. Ciao bellezze!